Ne dicevo ciao a tutti, buonasera, eccoci qui per il nostro webinar che parlerà pubblicazione di libri e libri di carta ed ebook. Nella classe virtuale avete le board, che sono le aree che sono collegate a ciascun webinar, cioè tutte le volte che esce un webinar, qui ci sarà cioè la board collegata al webinar. Per quale motivo? Beh, per avere le informazioni sull'iscrizione, il workflow ed eventualmente, non è il caso questa sera, però eventualmente anche delle risorse possono essere utili per esercitarci insieme e quindi svolgere delle attività durante i webinar. E poi, dopo il webinar, sempre nella board collegata, troverete le slide ed eventualmente anche altre risorse se sono state necessarie. Io adesso parto con il sondaggio. Ok, allora, pronti? Dai, 93% votato. Direi che possiamo chiudere il sondaggio. 3, 2, 1. Condividiamo i risultati. Eccolo qua, vediamo un po' che dicono i risultati. Allora, sotto con gli autografi, gente, sono in pista. Ah, bravi, però il 10%, 11% di voi. Bene, mi piace questo sano protagonismo narcisista. Bisogna essere convinti delle proprie possibilità. E oggi di possibilità, vedrete, ne avremo veramente tante e particolarmente interessanti. Ai, non ho pubblicato nulla, certo, non per colpa tua, perché sei un genio incompreso. Ti metteremo nella condizione di farti comprendere. Rimarrà la tua parte geniale e in più guadagnerai la comprensione del tuo vastissimo pubblico. Sì, ho delle idee che vorrei concretizzare in un libro. Fantastico, questo webinar è ciò che fa per te, però non ti insegniamo a costruire un libro. Di questo ne abbiamo parlato in altri webinar, ne parleremo ancora, ma non in questo. In questo tu il libro lo dovrai già avere pronto e bello scritto. Mi interessa a titolo personale, ho fatto qualcosa in merito. Bene, bene, bene. Allora, guarda, caro autore, che qui vediamo delle opportunità particolarmente interessanti. È un'opportunità da esplorare per la mia organizzazione. Interessante questo dato, quasi il 40%. Qualche tempo fa non c'era un così chiaro interesse. Perché? Perché gli elementi di cui parleremo questa sera non erano così diffusi e vedete qui conosciuti sulla destra come di questa cominciano slide. invece a diventare C'è oggi. uno screenshot che dice E seleziona quindi direi formato, come che lo a vuoi? questo EPUB, punto non c'è tanto PDF, interesse. Kindle, di carta? Sì, perché noi abbiamo l'opportunità oggi di pubblicare contemporaneamente in tutti i modi possibili immaginabili e di avere anche le copie del libro a disposizione per conto nostro. Quindi questo è veramente il cuore di questo webinar. Se osservate adesso la webcam, vi mostro questo libro. Questo libro, lo vedete, è di carta. È stato appena stampato, mi è arrivato da poco, ma voi lo potete comprare di carta su Amazon, su IBS e Street Lib, oppure, per esempio, su Amazon e IBS e Street Lib lo potete trovare anche in formato digitale e naturalmente in tutti gli altri store, Feltrinelli, Book Republic, eccetera, lì trovate questo libro in formato digitale. Ecco che quindi abbiamo completato tutta la catena della produzione e della distribuzione di libri. Quindi il nostro webinar si occupa proprio di questo. Prima di tutto, abbiamo bisogno di un prerequisito, cioè aprire un ID in questo servizio che si chiama streetlib.com, che oggi vedremo in modo approfondito. Da dove partiamo? Partiamo dal preparare il libro come EPUB, ebooks, PDF, eccetera, e tenere da parte ovviamente il libro in formato testo. Quindi dobbiamo già avere a disposizione
i nostri testi nei formati appropriati, perché, ripeto, stiamo parlando della pubblicazione, cioè dell'ultimo atto della catena di produzione di un libro. Il secondo step sarà quello di pubblicare il libro come ebook in tutti gli store e ovviamente stabilire il prezzo e tutta un'altra serie di elementi che serviranno per agevolare anche il lettore nella ricerca della nostra pubblicazione. Una volta che abbiamo pubblicato il libro in formato digitale, allora passiamo al nostro formato testo e inseriremo il libro dove? In Write, che è uno strumento che fa parte del servizio di cui vi ho parlato prima, cioè di StraightLib, che ci consentirà di trasformare la nostra pubblicazione in un libro cartaceo. E poi, a questo punto, non ci resta che, una volta curata l'impaginazione del libro di carta, di pubblicarlo negli store appropriati, cioè in quegli store che vendono anche libri di carta, oltre che libri digitali, e che hanno un accordo con StraightLib per consentirci di concludere questa operazione. E infine possiamo anche avere un'altra opportunità, e cioè ordinare le copie di carta personali che ci possono servire, per esempio, per gli incontri pubblici. Ma se siamo sotto Natale, potete fare come ho fatto io, che ne ho ordinate un tot per i miei colleghi di scuola e gli ho regalato le copie, appunto, di questo libro che vedete qua nella webcam, che è di carta, l'ho mostrato prima, e che ho regalato, appunto, ad alcuni colleghi della mia scuola. Come vedete, siamo di fronte a delle opportunità molto importanti. Prima di affrontare da un punto di vista tecnico questa procedura, riflettiamo un istante su il modo in cui queste opportunità si possono tradurre nella nostra vita quotidiana e lavorativa. È chiaro che la prima cosa che salta in mente probabilmente è la pubblicazione di libri di testo. Pensate a quanto materiale gli insegnanti hanno a disposizione, tutti voi avete a disposizione, una scuola intera può avere a disposizione per raccoglierli all'interno di libri di testo. Non è una novità, ci sono già delle scuole, come per esempio la rete di Book in Progress, che fanno questo lavoro e lo fanno anche mettendo in piedi una vera e propria catena editoriale. Però oggi questa opportunità è veramente straordinaria, come vedremo, e quindi può essere un argomento che può diventare un tema di massa. Manuali per qualsiasi motivo e uso, pensiamo anche per esempio alle aziende che devono fornire delle istruzioni, dei manuali, delle procedure ai propri clienti, procedure che magari non cambiano sovente nel tempo e per le quali può essere utile avere le pubblicazioni sia in formato digitale che di carta. Per tutti coloro che svolgono della formazione, che può andare quindi dalla semplice dispensa a pubblicazioni più complesse, può essere utile, per esempio, portare proprio libri di carta in formazione, distribuirli o addirittura farli acquistare durante gli incontri. Poi naturalmente abbiamo i classici casi della narrativa, e casi che vi auguro che voi possiate intraprendere, perché poi potete diventare ricchi e famosi con il vostro grande libro. E poi ci sono vari motivi, anche personali, che possono spingervi a pubblicare anche dei libri di carta. Per esempio, come ho citato prima, siamo sotto Natale, quindi può essere un bel regalo un bel libro di carta di poesie, un racconto, eccetera, che si è scritto, e una photo story, per esempio, libro di fotografie e così via, che si vuole offrire in regalo. E poi naturalmente tutte le tipologie di guide, pensate
per esempio alla ristorazione, a tutti i servizi che potrebbero essere interessati in qualche modo a vendere o a distribuire al loro interno, ai propri clienti, della documentazione. L'autopubblicazione comporta una serie di vantaggi. Stiamo parlando, torno a ripeterlo, non più solo di autopubblicazione digitale, ma stiamo parlando di autopubblicazione a tutto campo, quindi anche con libri di carta distribuiti e acquistabili tranquillamente. E prima di tutto, l'abbiamo già parlato di questo, abbiamo a disposizione delle risorse a casa nostra nel senso proprio dove abitiamo noi, perché vogliamo intraprendere una pubblicazione personale, o a casa nostra nel senso della nostra organizzazione. I tempi ovviamente sono molto più veloci che rispetto alla pubblicazione editoriale attraverso una casa editrice. Perché la casa editrice ha una trafila di procedure alle quali noi dobbiamo sottostare e che comporta dei tempi molto lunghi. Avendo pubblicato con le più importanti case editrici italiane e anche alcune straniere, vi posso dire che il tempo medio della pubblicazione di un libro non è mai stato inferiore a un anno dal momento in cui il manoscritto è stato consegnato. E vi rendete conto che per un certo tipo di pubblicazioni che sono necessariamente legate a dei prodotti, a delle metodologie, a degli strumenti che tendono a innovarsi, a cambiare, a modificare, questi tempi sono assolutamente insopportabili per un autore. E i costi anche sono veramente bassi, perché ovviamente manca tutta la filiera e la catena di una casa editrice che deve sostenere tutti i costi di distribuzione, di le sue consulenze, di stoccaggio, il magazzino e tutto il resto. I ricavi sono molto maggiori, perché lo sapete, a meno che non siate degli autori, diciamo, in grado di contrattare con l'editore il vostro compenso, ma un autore così alle prime armi, ma si tratta della massa delle persone, normalmente può ricavare una cifra in diritti d'autore che va tra il 5 e l'8% sul prezzo di copertina, ed eventualmente anche tolte le copie che servono a stabilire il break even, cioè in sostanza coprire le spese di produzione, eccetera, eccetera. Un tema particolarmente interessante che la grande editoria non può affrontare è quello degli aggiornamenti, perché se voi scrivete un romanzo, un saggio, probabilmente non avrete bisogno di aggiornamenti a breve, ma se state spiegando qualche cosa inerente a delle procedure o a degli strumenti, è chiaro che se queste procedure e strumenti si modificano abbastanza rapidamente, voi sareste interessati magari ad aggiornare il libro. E allora dovete sapere che se il libro è digitale e il vostro cliente l'ha acquistato e voi lo aggiornate, lui si troverà gratuitamente l'aggiornamento sul suo dispositivo. E nel caso in cui invece l'abbia preso di carta, voi potrete ugualmente produrre una seconda produzione cartacea senza nessun problema, nessun costo per voi. Certo, in questo caso ci sarà un costo per l'utente, perché dovrà ricomprare il libro, ma voi potrete stabilire una politica naturalmente di sconti per chi magari il libro l'aveva già acquistato, e quindi agevolare l'aggiornamento. Ma d'altra parte si sa che una delle principali differenze tra pubblicazioni digitali e cartacee è proprio questa, consiste nella praticità dell'aggiornamento della pubblicazione stessa. E poi c'è un elemento di grande importanza che è la contestualizzazione, perché se un,
un libro di testo, un manuale, lo scrive una determinata organizzazione per il suo pubblico, è chiaro che questa pubblicazione sarà molto più adeguata che non una pubblicazione invece più generalista che si occupa magari degli stessi temi, ma non può tenere conto di tante circostanze ed elementi particolari che poi invece potrebbero fare il pregio del libro. E quindi vedete che abbiamo proprio un campo che non può non suscitare interesse e non può non svilupparsi nel tempo. Ci metteremo tanto tempo, poco, a sostenere questo tipo di strada, questo non lo so, si vedrà, ma certamente tutte le volte che, e questa è la mia esperienza personale, presento queste opportunità, le persone sono particolarmente interessate, pongono un sacco di domande e molto spesso tanti provano e sono contenti anche dei risultati. Adesso noi procederemo in questo modo proprio perché dobbiamo proprio capire la catena attraverso la quale arriviamo a coprire tutte le tipologie di pubblicazioni. Quindi prestate attenzione, magari non tanto diciamo al dettaglio, perché poi entrando nell'applicazione, nel servizio, tante cose saranno chiare provandole, ma quanto proprio alla modalità di operare. La prima cosa che sulla quale ci dobbiamo soffermare sono i formati che noi possiamo sostenere nella nostra pubblicazione. E il primo tipo di formato dal quale non possiamo assolutamente prescindere è l'EPUB o l'EPUB 3. Diciamo l'EPUB, adesso non ci interessa entrare nel dettaglio delle differenze dei diversi formati, però l'EPUB è lo standard della pubblicazione digitale. Lo standard significa che c'è un consorzio internazionale al quale partecipano anche grosse compagnie, partecipa l'Adobe, partecipa anche PubCoder e così via, partecipano anche i colleghi di StreetLib, eccetera, e che definisce questo consorzio le caratteristiche che deve avere un libro digitale per essere chiamato EPUB o EPUB o EPUB 3. E naturalmente che cosa succede? Succede che se uno sviluppatore desidera poter rendere disponibile la lettura di libri in questo formato per un determinato dispositivo, per esempio un dispositivo Apple, un dispositivo Android, Windows, quello che è, deve tenere conto delle specifiche di questo consorzio, e noi saremo sicuri che questo libro che noi abbiamo prodotto in questo formato sarà leggibile allo stesso modo se lo sviluppatore ha mantenuto la sua promessa di essere fedele allo standard, sarà leggibile allo stesso modo su tutti i dispositivi. E questo è di fondamentale importanza, perché noi non possiamo stabilire a priori che tipo di dispositivo può avere il nostro lettore, e viceversa siamo interessati alla maggiore diffusione possibile. Per cui sicuramente il formato EPUB nelle sue due versioni è il primo punto dal quale partire. Poi naturalmente abbiamo anche altri formati, per esempio l'eBooks di Apple. Ecco, su questo noi dobbiamo sapere che è un formato molto interattivo, però purtroppo si legge solo attraverso i dispositivi di Apple, quindi o tutta l'organizzazione, per esempio una scuola, ha a disposizione solo dispositivi di Apple, oppure noi precludiamo la lettura del nostro libro se lo sviluppiamo solo in questo formato. D'altra parte però, fortunatamente, Apple, attraverso il suo lettore che si chiama eBooks e anche la sua libreria, consente la distribuzione di libri nel formato proprio EPUB. Quindi se noi sviluppiamo il libro nel formato EPUB, siamo sicuri che verrà distribuito anche all'interno dei servizi di Apple. E ciò non toglie che se desideriamo proprio creare un libro nel formato eBooks, dobbiamo tenere conto che
dovremo operare in tal senso. Poi abbiamo il KF8 che viene anche definito, allora sarebbe anche MOBI, così lo precisiamo perché incontreremo anche questo nome. In sostanza sono i formati per i dispositivi Kindle. I dispositivi Kindle sono dei dispositivi proprietari che usano un formato proprietario come l'ebooks di Apple, solo che la differenza tra i due è che mentre un dispositivo Apple legge anche tutti gli standard EPUB, il dispositivo Kindle legge solo i libri creati per quel dispositivo. Quindi, se noi non vogliamo precluderci una fetta di largo pubblico che fa giustamente uso di questi lettori che sono straordinari, dobbiamo pensare di creare anche il libro in formato MOBI o KF8 che dir si voglia. E però se non sappiamo come si fa, la buona notizia è che il servizio di StreetLib, nel quale adesso entreremo, è in grado di fare questa operazione gratuitamente e all'interno del servizio stesso. Poi c'è anche il PDF. Il PDF io non lo considero, non è nessuno serio che lavora in questo campo considera il PDF come un formato di libro digitale, non è nato per questo, è nato per la stampa, voi pensate, e infatti per la stampa noi useremo proprio un file PDF, cioè per distribuire il libro cartaceo. Però ne dobbiamo tenere conto, siccome è anche facilissimo da creare un PDF, allora noi possiamo anche pensare di predisporre il nostro libro anche in quel formato. Ma tutto parte ovviamente da che cosa? Da un file di Word, da un file Pages, cioè da un testo con delle immagini ed eventualmente se ci sono delle interazioni con anche altre opportunità inserite all'interno del libro. E poi una volta che abbiamo tutti questi formati, che cosa succederà? Ecco che cosa succede. Per esempio questo è proprio un libro che è quello di cui vi parlavo prima, che è pubblicato in tutti i formati. Lo abbiamo per esempio pubblicato attraverso il servizio di StreetLib ed ecco che per esempio se lo vuoi acquistare come ebook costa 1,99 euro, perché questo è il prezzo che l'autore stabilisce, tutti i prezzi sono stabiliti dall'autore, oppure a 7,99 euro se desidera acquistarlo in versione cartacea, che appunto ve la faccio rivedere, è questa, è veramente carina, eccola qua con la sua copertina a colori, le pagine in bianco e nero. E però noi troviamo lo stesso libro identico, lo troviamo per esempio su Amazon allo stesso ovviamente prezzo, in questo caso formato Kindle, ecco che ci colleghiamo a quello che vi ho appena spiegato prima, e se vogliamo sempre su Amazon lo troviamo come libro di carta allo stesso identico prezzo e quindi lo possiamo anche ricevere a breve giro di posta. Penso che tutti voi abbiate comprato qualcosa in Amazon, quindi avete capito che è veramente interessante questa opportunità di pubblicare ovunque e in tutti i modi possibili immaginabili. Qual è il flusso di lavoro? Adesso parliamo di questo. Il flusso di lavoro si svolge nelle tappe che adesso vi spiego. Allora, abbiamo detto, lo sappiamo questo, di preparare il libro nei formati che ci interessano e in particolare dobbiamo tenere sotto mano il file, il documento impaginato di Word. Word nel senso che può essere anche Pages, può essere anche un'altra applicazione di videoscrittura, ma deve essere un bel documento impaginato bene, come vedremo. E dobbiamo avere anche la sua copertina già bella pronta e a questo punto in StreetLib caricheremo l'EPUB, cioè proprio intraprenderemo le procedure di pubblicazione. Aggiungiamo il PDF, diremo a StreetLib di creare il file MOBI, oppure siamo così bravi da averlo creato noi stessi, quindi caricheremo il nostro file.
tutta la pubblicazione di un libro in formato digitale avviene attraverso la sezione Publish, che è questa che avete qui sulla schermata, è proprio la copertina della sezione, quindi si fa ingresso nella sezione Publish. Ricordatevi questo: la sezione Publish serve per la pubblicazione del libro in formato ebook. Nella sezione Publish però noi troveremo anche, potremo controllare anche la pubblicazione del libro di carta, solo che la pubblicazione del libro di carta non avviene attraverso questa sezione, ma attraverso un'altra procedura. Poi tutti i formati attraverso i quali il libro è stato pubblicato si ritroveranno attraverso in questa sezione, dove potremo controllare anche l'andamento delle vendite, avere vedere insomma delle caratteristiche eccetera nella dashboard del servizio di StreetLib. Quindi siamo arrivati al punto che abbiamo pubblicato il nostro EPUB, perfetto. Bene, desideriamo produrre anche il libro di carta, quindi dobbiamo caricare il file in formato Word, PDF o anche in altri formati all'interno di Write. Quindi entreremo in questa sezione. Questa è la sezione che ci consente di fare che cosa? Di impaginare il libro. Perché? Perché Write ci mette a disposizione un sofisticato e intelligente sistema di videoscrittura e impaginazione allo stesso tempo, che ci permette proprio di creare che cosa? Il libro. Sì, ma quale libro? Beh, ci permette di creare il libro in formato EPUB, in formato PDF, e ci consente di avere l'impaginazione corretta per la pubblicazione del libro di carta. È interessante questo strumento di Write, per cui voglio spiegarvi ancora una cosa. Potreste anche evitare di scrivere il libro in formato Word o Pages o quello che è, cioè senza utilizzare un'applicazione di videoscrittura. Lo potreste scrivere direttamente qui e lo potreste scrivere anche collaborando con altre persone, per esempio. Lo potreste scrivere collaborando con il team di insegnanti o il team aziendale che si occupa di questa determinata pubblicazione. Poniamo che ognuno debba scrivere un capitolo, oppure tutti insieme scriviate tutto il libro e poi ci siano delle procedure di autocontrollo che sono distribuite all'interno dell'equipe. Bene, lo potete fare, oppure potreste creare il libro con i vostri studenti, lo potete fare perché si può condividere la creazione della pubblicazione all'interno di Write. Non è agevole per un autore professionista scrivere un libro con applicazioni di questo genere, ovviamente, prima di tutto perché bisogna essere collegati a internet e dunque noi grandi autori sapete come siamo, a noi piace scrivere sul Monte Bianco a 2500 metri d'altezza senza internet, di fronte a dei panorami pazzeschi, o sull'Himalaya o in mezzo a qualche sperduto atollo oceanico, e quindi diciamo non sempre abbiamo la connessione, ma poi ci piace avere i nostri strumenti, il nostro computer e fare le cose come abbiamo sempre fatto. Però noi possiamo scrivere il testo, radunare le immagini, naturalmente senza curarci troppo della formattazione di tutto, se vogliamo, e poi invece continuare tutta l'operazione all'interno di Write. Quindi Write è proprio il ponte, l'elemento di passaggio dalla pubblicazione digitale, se vogliamo, alla pubblicazione a stampa, ma allo stesso tempo Write è anche quello che ci consente, se desideriamo, di scrivere il libro all'interno e poi di avere la versione EPUB e quindi di ritornare in Publish e pubblicarla, perché abbiamo usato Write come strumento della nostra attività.
E infine ci colleghiamo con la sezione print. La sezione print, ecco, io ho coperto la scritta così. Vedete, dice distribuisci il tuo libro cartaceo in tutto il mondo e ordina delle copie stampate quando vuoi. In tutto il mondo, sì, perché il libro viene distribuito in grandi store come Amazon che possono vendere in tutti i paesi, per cui se voi avete prodotto un testo in inglese o in qualsiasi altra lingua o per esempio in due lingue, il vostro testo cartaceo sarà disponibile in tutti i paesi del mondo. Print che cosa fa? Come funziona Print? Print non fa niente di straordinario, non ci richiede attività particolari, tranne il fatto che recupera il file PDF che abbiamo creato con Write oppure un file PDF che abbiamo prodotto in proprio, ma in questo secondo caso dovremmo essere veramente bravi a produrre un file PDF che stia dentro le dimensioni stabilite per la stampa, il che non è semplice, e quindi abbiamo queste due possibilità: o recupera il file PDF da Write oppure noi siamo dei bravissimi impaginatori e l'abbiamo creato da noi, questo file PDF. In ogni caso, a quel punto lui trasforma questo file PDF in un impaginato e crea la copertina. L'unico lavoro da svolgere effettivamente con Print poi sarà quello di mettere a punto la copertina e le procedure di pubblicazione, che si svolgeranno in due tempi. Quando avremo chiuso le nostre procedure dovremo mandare una mail al servizio di Street & Libre per dire siamo pronti a partire. Per il momento è così perché il servizio è recente e poi sarà automatizzato quando il servizio avrà validato la nostra pubblicazione, cioè avrà detto sì, il formato è corretto, è tutto a posto, la copertina c'è, eccetera, eccetera, siamo pronti, allora a questo punto noi saremmo richiamati a ritornare in print per stabilire due cose: il prezzo a cui vogliamo vendere poi il nostro libro e se desideriamo ricevere delle copie a disposizione per conto nostro. Le copie che noi riceveremo avranno naturalmente un costo diverso rispetto alla stampa attraverso gli store, perché ovviamente se noi vendiamo il libro su Amazon, Amazon si terrà non solo le spese di stampa ma anche qualche cosa per il suo guadagno, e quindi lasciando a noi una percentuale sul libro. Invece le copie che ordiniamo noi a stampa saranno comprensive anche del prezzo di spedizione e quindi avranno un costo determinato, e noi quindi poi le potremo distribuire gratuitamente o vendere nelle occasioni che riterremo opportune. Basta, nella sostanza questa è la procedura. Adesso io vi invito ad applicare questa stessa procedura step per step e vedere come funziona. Quindi, ricapitolando, dobbiamo preparare il nostro libro, chiaramente averlo nel formato EPUB, PDF, Word, nel senso di avere un file di videoscrittura a disposizione, publish per gli ebook, Write per preparare il libro di carta, oppure anche, se qualora lo desiderassimo, creare proprio il libro all'interno di Write, anche addirittura in modo cooperativo, e poi rientrare in Publish per pubblicarlo in formato digitale. Quindi, quando abbiamo ricavato il PDF da Write, a questo punto entriamo nella sezione Print e completiamo la procedura per la pubblicazione a stampa del libro. Allora, se adesso è tutto chiaro, mi date un piccolo feedback così, mi dite così se avete compreso, perché adesso noi step per step io vorrei illustrarvi più nello specifico come funziona questo sistema. E faremo in questo modo: prenderemo una
dove eravamo qua, ecco, prenderemo una slide, vedremo che cosa c'è in questa slide e poi andremo a vedere all'interno di StreetLib come si procede. Perfetto, bene, ottimo. Sì, ci sono un sacco di domande alle quali non rispondo adesso, risponderò dopo quando faremo una pausa, ma voi scrivetele queste domande, tutto quello che vi salta in mente lo scrivete e poi io, quando ho finito di spiegare questa procedura, manderò un altro sondaggio, così voi vi occuperete delle risposte mentre io leggerò le vostre domande e cercherò, se sono capace, di rispondere. Allora, intanto segnatevi questo indirizzo, cioè non segnatelo, perché tanto le slide, le troverete queste slide nella board, quindi, però questo è importante perché qualsiasi problema voi riscontriate avete un servizio fantastico e fatto benissimo di supporto per la creazione dei libri all'interno di StreetLib. Ecco, che vedete qua, questa è proprio la schermata che io ho preso dal servizio, la creazione dell'ebook, come procedere, come formattare il testo prima di importarlo in Variety, contenuti cui è possibile suddividere gli ebook, eccetera, eccetera, eccetera. È veramente una lettura interessante, ed è una lettura interessante anche per chi non desidera pubblicare. Perché? Perché comunque vi dà tutta una serie di informazioni importanti di cui non ci possiamo occupare in questo webinar, che riguardano appunto i formati dei libri, il mondo dei libri digitali e cartaceo e così via. E la prima cosa che dobbiamo fare, allora, pubblichiamo il nostro ebook. Quindi siamo già pronti, d'accordo? Siamo già pronti. E che cosa troveremo all'interno della sezione Publish? Troveremo questo, guardate, troveremo delle schede da compilare. Prima di tutto inseriremo il libro, lo vedete, in formato PDF, in formato EPUB. Poi fate attenzione a questo pulsantino, perché dice genera il formato MOBI. MOBI è per Kindle, poi ha cambiato nome in KF8, però comunque voi sappiate che questo è il formato Kindle, importantissimo, non si può prescindere ovviamente, però ci risparmia il lavoro. Poi guardate la copertina, tenete conto delle dimensioni naturalmente per la copertina deve essere un file a parte che viene caricato in questo modo, quindi non creerete mai una copertina all'interno di questo servizio, ma dovete avere il vostro documento a parte. Poi dovete inserire le categorie per consentire di trovare la vostra pubblicazione, più tutta un'altra serie di cose. Questa è appunto la scheda di pubblicazione e guardate che cosa succederà poi alla fine. Quando voi avete caricato il vostro libro, il servizio inizierà a processarlo, ma lo fa subito e otterrete un risultato immediatamente. Inizierà a processarlo e vi dirà: bravo, il PDF a posto, il MOBI ok, l'EPUB qua, sono tutte le validazioni che voi avete ottenuto. Qui ce ne sono tante perché l'ho caricato due o tre volte questo libro, perché così avviene, no? Si fanno delle correzioni, si aggiunge qualcosa e così via, e tutte le volte lui svolge nuovamente questi controlli. Quindi la buonissima notizia è che all'interno di questo servizio noi troviamo tutto quello che ci occorre senza dover cercare il validatore del consorzio in internet, eccetera eccetera. La validazione è automatica, non nel senso che qualsiasi porcheria voi inserite qua dentro la valida o la rende distribuibile, ma nel senso che se è fatta secondo i crismi, ovviamente vi dirà: ok, ci siamo ragazzi. Adesso passiamo a dare un'occhiata dal vivo all'interno del servizio di StreetLib, che cosa succede. Allora, prima di tutto voi avrete creato un vostro ID e quindi siete entrati, l'ID l'avete creato come autori, adesso editori non ricordo questa procedura perché si fa una volta nella vita in sostanza, ma è importante considerare anche questo, che
Fra i vari servizi, secondo me questo è il migliore ed è il più completo. Per quale motivo? Beh, intanto per i motivi che avete avuto modo di vedere già questa sera, ma per un altro motivo, perché loro forniscono anche, lavorano proprio per gli editori, anche per grandi editori, i quali si rivolgono a StreetLib per caricare grandi quantità di libri e poterli distribuire in tutti gli store. Vale a dire, molto sovente l'editoria non tiene il processo di pubblicazione in campo digitale dei propri testi all'interno della sua casa editrice, ma si avvale di servizi terzi, e questo è sicuramente il più importante e performante al cui gli editori fanno affidamento. Ecco, vedete che noi siamo entrati, quindi abbiamo fatto il nostro login, e appena fatto il login ci appare questa schermata. E vi ricordate cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo scegliere? Oh, dovremmo scegliere Publish, però ci sarà qualcuno di voi, qualche attento osservatore, che dirà: ah, però c'è un'altra sezione che si chiama Sell qua, che cos'è questa sezione? Non ce n'hai parlato. No, non ve ne ho parlato perché non so, prima di tutto, se avrò il tempo di parlarvene e l'ho quindi lasciata alla fine, ma voi dovete sapere che attraverso questa sezione voi potrete creare un chiosco per la vendita dei vostri, delle vostre pubblicazioni, cioè questo interessa magari un autore che pubblica tanti libri oppure un'organizzazione, crea il suo proprio store. Lo store in realtà si appoggia ai sistemi di vendita di StreetLib, quindi anche la fatturazione, tutto sono prodotti da StreetLib, però appare come qualcosa di interno al vostro sito. So, la scuola XY ha il suo bravo sito e sulla prima pagina c'è lo store dei suoi libri. È molto semplice da creare ed è un bel servizio perché consente di isolare tutte le pubblicazioni della scuola o di un determinato autore o azienda all'interno di un catalogo. Però appunto vedremo se riusciamo a occuparci anche di questo nel corso del nostro webinar. Quindi entriamo in Publish, siamo qui all'interno. Ecco chi ci chiede già delle cose interessantissime, perché ci chiede un nuovo titolo e va bene, seleziona il file, continua. Quindi prima dobbiamo selezionare il file, avremo il nostro file in formato EPUB, lui lo carica e poi continuiamo. E quindi dovremo semplicemente andare avanti nella procedura molto semplice che lui ci proporrà. Però potremmo anche rendere acquistabile l'ebook in preordine, ancora prima della pubblicazione ufficiale. Questo serve anche per tenere su la lettura, oppure per raccimolare dei fondi in vista della pubblicazione. Poniamo che voi stiate pubblicando un libro che riguarda una determinata, non so, strumentazione, oppure che richiede delle spese anche perché dovete reperire un materiale fotografico, non lo so, e dite: va bene, fra 6 mesi ci sarà il libro, 3 mesi o quello che è, voi magari potreste utilizzare questa possibilità di vendere il libro prima di pubblicarlo. Naturalmente questo richiede che cosa? Il fatto che lo vendiate a un prezzo che non sarà quello di copertina, sarà un prezzo agevolato, può essere con uno sconto del 30%, anche di metà, non lo so, ma insomma è un'opportunità. E poi c'è il caricamento massivo, questo riguarda le organizzazioni ovviamente, magari sono stati preparati una decina di libri o anche di più, e quindi qui c'è l'opportunità di poterli caricare insieme. L'editore, chi è l'editore? L'editore siete voi, ovviamente, eccolo qua, in questo caso Alberto Pian, seleziona i file e vai avanti. Quando il libro è stato pubblicato, voi lo ritrovate così, ritrovate, guardate, questo schema qui sotto, questi sono ovviamente libri miei, chiaramente, è lo strumento che consente di controllare
quarta pubblicazione e abbiamo in questo caso due luci rosse del colonnello, lo vedete? Sono due perché una, questa riguarda il libro di carta, lo vedete anche dal prezzo, €7,99, e questo invece riguarda la pubblicazione digitale e lo vedete anche qui dal prezzo, €1,99. E quindi quando voi avete completato le procedure di nuovo titolo, che non sono altro che la compilazione della scheda, voi ritroverete la scheda qui. È questa che io adesso vi mostro. Io ve la mostro già compilata, solo che invece ci sarà la procedura di compilazione che vi viene proposta all'atto del caricamento del file. Cominciamo, e infatti vedete lo stato è valido, sono state ottenute tutte le validazioni, eccolo qua, perfetto, bene, siamo fortunati, infatti il libro è in vendita. Oh, questo non significa, permettetemi una battuta, che il libro sia un capolavoro, può essere una boiata tremenda, come diceva Fantozzi, però da un punto di vista tecnico è assolutamente valido. Parliamo dell'ISBN. Che cos'è l'ISBN? L'ISBN non è un identificativo dei diritti o del fatto che il libro esiste, non è niente di tutto questo. La legge sul diritto d'autore italiano stabilisce che è autore chi ha prodotto l'opera, l'ha firmata, appunto. Non ha bisogno di niente, non ha bisogno di SIAE, non ha bisogno di ISBN, l'opera è sua. E su questo ho fatto un webinar e penso che lo rifarò perché è un tema particolarmente sentito, questo del diritto d'autore, e però c'è la registrazione del webinar che si può scaricare, quindi lo trovate anche in WeSchool come si può ottenere il webinar. Gli ISBN o l'avete voi perché siete un editore, li avete comprati, avete comprato una serie di ISBN, quindi lo caricherete qui, oppure ve lo danno loro, vedete? Se sei già in possesso di un codice ISBN, inseriscelo qui, altrimenti te lo assegneremo noi. Fino a qualche tempo fa StreetLib faceva pagare l'enorme cifra di circa un euro per avere gli ISBN, che poi invece ha tolto, quindi oggi l'attribuzione degli ISBN è gratuita. Gli ISBN serve unicamente per una cosa, per trovarlo nei sistemi di ricerca istituzionali a livello internazionale, per esempio quelli bibliotecari. Poi inserite il titolo, il sottotitolo, vado un po' spedito perché queste sono cose che dovete conoscere a mena dito, poi chiaramente una sinossi, quindi una breve presentazione del libro, le parole chiave da inserire qui dentro, potete stabilire quando è stata pubblicata la versione cartacea, potete inserire gli ISBN, io non l'ho fatto, lo posso fare ovviamente, e poi passiamo alla parte più importante, che è quella dei formati. Qui aggiungete un formato, quindi fate clic e naturalmente dice seleziona il file, lo andate a pescare dal vostro computer. Quale formato aggiungete? Aggiungete il formato EPUB ovviamente, e poi se l'avete anche il PDF. Il MOBI lui lo genera automaticamente dal formato EPUB. Oh, fin qui è banale, però forse non sapete, ed è utile saperlo, che potete sostituire questi formati tutte le volte che desiderate. Aggiungi un altro formato, qui scegliete il formato EPUB e che cosa succederà? Succederà che lui, il nostro servizio, lo riconoscerà come un nuovo formato EPUB, quindi una nuova edizione del libro, una modifica, e la sostituirà, e quindi busserà alla porta di tutti gli store, dirà: ehi Feltrinelli, guarda che abbiamo un aggiornamento, ehi Amazon, abbiamo un aggiornamento, e nel giro di qualche giorno il libro digitale, stiamo parlando, sarà aggiornato in tutti gli store. E questo è veramente formidabile e vi consente anche di tenere un buon rapporto con i vostri
lettori. Poi la copertina l'avete già vista nella slide, le categorie, scegliete ovviamente le categorie che desiderate e poi se il libro è per adulti, per esempio contiene della violenza o immagini particolari, così allora voi lo dovete segnalare perché altrimenti potreste incontrare dei problemi nella pubblicazione negli store se non lo segnalate e poi lo store scopre che si tratta di un libro invece non adatto e quindi a quel punto dovete magari anche indicare il tipo di intervallo di età, se il libro per esempio, soprattutto se si tratta di bambini, ecco. Poi qui cosa c'è? L'anteprima, potete caricare un'anteprima se desiderate e poi i dati di vendita, pubblicazione e qui quando volete iniziare la vendita effettiva del libro. Potete abilitare il libro al noleggio e quindi il noleggio poi avverrà a un determinato prezzo che deciderete quale. Però vedo che per quanto mi riguarda non c'è un interesse in questo campo, cioè noleggiare un libro. Invece la cosa, appunto poi per concludere questa parte, la cosa importante sarà stabilire il prezzo. I prezzi sono già indicati in questa serie di prezzi, ecco, quindi voi potreste pensare di vendere il vostro libro a 699 euro, perché sarà sicuramente un capolavoro pazzesco. Se il vostro libro di 10 pagine a 699 euro è fantastico perché si legge in fretta e vi consentirà di guadagnare un sacco di soldi. Stabilite ovviamente la valuta, che credo che sia l'euro, e poi la maggiorazione dei prezzi, perché alcuni store possono decidere di praticare una politica differente sul prezzo. Però se voi spuntate questo pulsantino avrete la garanzia che il vostro guadagno rimarrà tale anche se il prezzo sarà diverso, praticato da alcuni store. E poi qui avete gli store che vi consentono di vendere il vostro libro e quindi guardate quanti sono, perché StreetLib è un sistema, come vi dicevo prima, c'è anche Kobo, sono tutti più importanti praticamente, sono oltre credo una sessantina, qualcosa del genere, e se ci fosse uno store particolare che non vi interessa, sul quale non volete per motivi vostri pubblicare assolutamente il vostro libro, basterà disattivarlo. A questo punto il libro è pronto per essere pubblicato e lo ritroverete, ci vuole qualche giorno ovviamente, in alcuni casi magari ci vuole anche una settimana o più, perché i vari store poi esaminano magari la pubblicazione, insomma hanno le loro procedure da espletare, ma alla fine il libro sarà in tutti gli store. Voi avete i diritti di vendita ovviamente in tutto il mondo, potete invece decidere di escludere delle nazioni e poi infine potete anche decidere di proteggere il vostro libro. Se proteggete il libro, naturalmente potete scegliere i servizi DRM di Adobe e lo vedrete, apparirà poi una schermata che vi chiederà per esempio se consentite la stampa del libro, di quante pagine, quanto deve durare il libro, cioè se a un certo punto il libro ha una scadenza, voi potete dire che il libro scade dopo 2 anni e quindi non si può più leggere. È una politica assurda, ma comunque questi sono i DRM e tra l'altro è quello che tanti editori fanno con i libri di testo, per cui digitali, che sono in scadenza. Uno pensa di aver comprato un libro, invece no, non l'ha comprato, dopo 2 o 3 anni il libro sparisce, non lo può più leggere. È un'assurdità totale, io pubblico senza i DRM, tranne diciamo, il watermark, che è una specie di ex libri, dove appare al fondo del libro stesso questa immagine, che dice in sostanza che il libro l'avete acquistato voi. Basta, dopodiché
si parte con la pubblicazione e non resta che attendere. Che cosa? Due cose attendete. Una dura pochi secondi, l'altra qualche giorno. Pochi secondi è lo stato di validazione del libro, quindi questo. La validazione viene fatta subito e se c'è qualche errore vi viene segnalato anche il tipo di errore e quindi potrete poi correggerlo e ripubblicarlo. E poi invece ci vorrà qualche giorno per trovare il libro nei diversi store. Qui avete anche degli strumenti che vi consentono di vedere per esempio le fatturazioni, vendite e altri dettagli che possono essere utili da controllare per le vostre pubblicazioni. Naturalmente è importante per quanto riguarda le vendite, ecco, per quanto riguarda le vendite, una volta che voi effettuate il login, quindi entrate nel servizio, guardate gli analytics. Negli analytics voi avete tutti i dati di vendita che sono in tempo reale, cioè nel momento in cui qualcuno compra un vostro libro su Amazon o altrove, nel giro di poco tempo, e qui che può essere qualche minuto o diciamo un po' di più, dipende dallo store, no? dei rapporti che ci sono, e voi avete proprio i dati di vendita praticamente in tempo reale. È molto interessante questo, ripeto, negli analytics. Perché è interessante? Perché voi per esempio potreste decidere di inviare, non so, una newsletter e poi avete subito i risultati, la monitorate nel giro di qualche giorno, vedete quanti hanno aderito alla vostra proposta. Ok, fino qui tutto a posto. Io adesso entrerei dentro Vrite, così vediamo come funziona il sistema di scrittura e di pubblicazione su carta, che è molto semplice, porterà via 10 minuti grosso modo. Quindi è tutto a posto? Mi state seguendo? Sì? Ok, bene, le risposte sono positive. Allora continuiamo. Allora abbiamo parlato di Vrite, bene, entriamo quindi in Vrite. Che cosa troviamo in Vrite? In Vrite troviamo, partiamo dal fondo, troviamo il libro che abbiamo inserito. Quando il sistema di pubblicazione di Vrite è concluso, noi troviamo, eccolo qua, il libro proprio così, in questo modo, che sarebbe, ripeto, sempre questo di carta in questo caso. E che cosa abbiamo? Abbiamo la scheda libro. La scheda libro che cos'è? È quello che noi abbiamo compilato, ci è stato richiesto, non è quello di Publish, attenzione, dobbiamo compilare un'altra scheda libro, perché qui siamo in quel servizio che ci consente di creare o l'EPUB da pubblicare poi tramite Publish, oppure soprattutto, ed è l'argomento di cui ci occupiamo adesso, di pubblicare il libro di carta. Quindi niente, dobbiamo compilare quello che ci viene chiesto naturalmente, abbiamo inserito la copertina, possiamo cambiare ovviamente la copertina e fare quello che dobbiamo fare. Abbiamo anche la possibilità di vedere un'anteprima. Possiamo scegliere il tema. Il tema vuol dire che, ecco, come appare l'intestazione di ciascun capitolo. Abbiamo diverse opportunità, guardate, quindi scegliamo il nostro tema e poi un secondo, ecco, scheda libro, scegliamo il nostro tema e tutto, e poi avremo la nostra pubblicazione a posto. Che cosa dobbiamo fare per pubblicarla in formato cartaceo? Dobbiamo scaricare
Scaricare che cosa? Dobbiamo scaricare il file in formato PDF. Vedete intanto che quando facciamo il download del libro all'interno della sezione Write, abbiamo anche la possibilità di averlo in EPUB e anche in Kindle, quindi potremmo usare queste due opportunità per ritornare alla sezione Publish e pubblicarlo da lì, quindi senza predisporre precedentemente noi il libro in questi formati. Però adesso questo non ci interessa, noi ci concentriamo sulla pubblicazione del libro di carta, quindi scarichiamo il PDF. Ci vengono chieste alcune caratteristiche, per esempio il formato. Queste cose noi le dobbiamo sapere, lo abbiamo già scelto prima il formato e quindi ci dobbiamo documentare. Come facciamo? Guardate, c'è un sistema molto semplice che richiede uno strumento particolarmente sofisticato che potrete acquistare su Amazon. Io ve lo mostro con la webcam, questo strumento, quindi prestate attenzione alla webcam ed eccolo qua. Questo è lo strumento che vi consente di decidere con quale formato pubblicare il libro, perché voi che cosa farete? Voi dovrete, tra tutti i libri che avete a casa, li misurerete, sceglierete qual è il formato che vi piace di più, tanto sono tutti formati standard, vedete, e poi cercherete tra i formati quello che più si avvicina o proprio quello che combinazione avete. È chiaro, il PDF che Write crea è proprio il PDF di questo formato, capite? Non è un PDF qualsiasi, ecco perché è meglio avvalersi del servizio Write ed evitare di costruire il proprio PDF, perché voi dovreste costruire un PDF che abbia all'interno del quale le pagine abbiano i margini corretti, le dimensioni siano esattamente queste. Non è semplice, provate a creare da Word o da Pages un PDF che abbia come risultato la produzione di un libro di questo genere e poi con le pagine correttamente predisposte in modo che alla 51 avanti retro corrisponda alla 52 e tutto il resto. Non è semplice questa operazione. Lui però Write la svolge e quindi eccolo qua, noi abbiamo il nostro PDF. Vediamo come è stato creato, qual è il suo aspetto. Il suo aspetto è questo. Voglio ridurre un po'. Ecco, questo è il suo aspetto. Infatti è esattamente, guardate, se voi riuscite a guardare adesso contemporaneamente le due cose, cioè la webcam e il monitor, vedete che ha esattamente questa impaginazione. Bene, penso che sia chiaro questo meccanismo. Allora, però vi devo dire una cosa, siamo partiti dal fondo perché volevo farvi vedere subito il risultato. Invece, quando noi dobbiamo lavorare alla creazione di un libro all'interno di Write, opereremo in questo modo, ve lo mostro, è una cosa molto semplice. Sarà molto rapido perché non si tratta altro che di un editor di testo, quindi do per scontato che voi sappiate usare queste cose. Allora, dicevo, siamo in Write, vi ho fatto vedere la fine del processo, vediamo l'inizio. In Write noi diremo crea un nuovo libro, quindi hai già un libro, carica il file. Noi abbiamo preparato un file in Pages, potrebbe essere anche in Word, quello che è. Abbiamo, questo tra l'altro è una pubblicazione in corso, quindi ci sto lavorando per pubblicarla e quindi ha già una sua impaginazione, l'indice, varie cose, sono stati utilizzati gli stili, molto importante questo, gli stili di capitolo, i paragrafi, il corpo è uno stile, quindi la formattazione è buona. Adesso esporto il libro nel formato Word,
però attenzione, perché se uso Pages devo cercare le opzioni avanzate ed esportarlo come file in formato doc. Per tutti quelli che usano il Mac e Pages, sappiate questa cosa. Chi invece usa Word non dovrebbe avere difficoltà anche con il formato docx, che è quello più recente di Word. E poi a questo punto lo troviamo qua, il nostro file di Word, eccolo, e quindi posso caricare il libro. Lui svolgerà alcune operazioni e poi io mi troverò il libro già impaginato nei diversi capitoli. Sostanzialmente eccolo qua. Quindi renderò attivi dei capitoli, vedete, lo trovate, cos'è la morte greca, eccetera eccetera, e a questo punto gli dico va bene, correggi automaticamente l'errore, ok, importa tutto, farà la sua importazione. Ecco, qui abbiamo, questo lo posso togliere chiaramente perché la copertina viene elaborata a parte, ma vediamo un momento, ecco, abbiamo i testi, va bene, abbiamo dei testi e quindi qui che cosa c'è? Qui c'è solo l'editor di testo, quindi voi opererete per creare delle modifiche, eccetera. Tra l'altro importandolo in formato Word, lui o nei formati comunque predisposti, se voi avete fatto le cose per bene, importa anche tutte le note, le mette già a posto e quindi c'è poco da dire, qui dovete solo lavorare per mettere a punto quello che manca. Però se invece noi tornassimo indietro, ecco, tornassimo indietro in Write e volessimo operare da zero, quindi non abbiamo il documento già scritto, il libro già scritto, ma lo scriviamo direttamente in Write, creiamo un nuovo libro e a questo punto lo creiamo da zero. Quindi non hai ancora scritto il tuo libro? No, lo voglio scrivere qui. Guarda un po', diamogli il titolo. Tipo, vediamo un po', layout fisso, cucina, fumetti, interessanti, libro per ragazzi, poesia. Vi dà già una struttura adeguata, in questo caso noi ci limitiamo a un libro di base e a questo punto, vedete, titolo, aggiungi, scriviamo il titolo del capitolo, poi eventualmente un sottotitolo e poi scriviamo. Eccetera eccetera, e poi formattiamo e poi salviamo chiaramente e quindi, cioè, capitolo dopo capitolo noi scriviamo il nostro libro e fino a che arriviamo al punto di aver concluso tutto e aver prodotto il PDF che ci consente, eccolo qua, il PDF che ci consente poi di realizzare la nostra pubblicazione. Notate però che qua sulla destra abbiamo le procedure con cui questa creazione dovrà essere portata avanti. Infatti c'è la sezione versioni cartacee. Versioni cartacee significa che noi, una volta che abbiamo impaginato il libro o lo abbiamo importato dal nostro dispositivo con cui l'abbiamo scritto, Word eccetera, dobbiamo, conclusa l'operazione di impaginazione, creare una versione cartacea e quindi iniziamo a creare la versione a stampa. Quindi attenzione, il lavoro si compone di due elementi: il libro in Write, lo importo o lo scrivo, poi creo la versione cartacea, a questo punto avrò il PDF e potrò passare nella sezione print,
quindi adesso teniamolo come stampa per uso personale. Qui scegliamo il formato e creiamo la versione cartacea. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solo seguire le indicazioni che ci vengono date. Vi ricordate la scheda del libro? Beh, questa è la scheda del libro. È a questo punto che la compiliamo. Vi ricordate la copertina? È a questo punto che compiliamo la copertina e la possiamo caricare. Compilare la copertina significa naturalmente controllare il titolo, no? Modificarlo eventualmente, anche il dorso, scrivere anche il dorso, quindi tutti gli elementi e soprattutto caricare l'immagine anche della copertina. E la copertina naturalmente sarà scaricata anche in PDF, quindi avremo il libro in PDF, la copertina in PDF e avremo tutti gli elementi a questo punto per passare a che cosa? All'ultima operazione che richiede poi un minuto perché è la sezione print e la sezione print funziona in questo modo. Abbiamo visto publish, write e print. Print, a questo punto noi entriamo in print, abbiamo già una pubblicazione perché in realtà noi ci troveremmo in nuovo libro, quindi scriveremo tutti i dati del nostro libro, sceglieremo le impostazioni, il tipo di carta. Tenete conto che se il libro è in bianco e nero, la copertina per default viene stampata a colori, quindi non indicate che volete il libro a colori, anche se lo fate in bianco e nero, e solo perché vorreste la copertina a colori, perché in questo caso il prezzo di stampa aumenterebbe, chiaramente. Ma qui non c'è niente da dire di particolarmente straordinario, dovete di nuovo compilare quei campi che vi sono richiesti e quindi caricare il libro. Voi caricherete il PDF che avete creato con Write. Perché? Perché se caricate invece un vostro file, anche per esempio il file di Word con cui avete creato il libro, allora il servizio di StreetLib vi richiederà 40 euro per il controllo del vostro lavoro. Se invece il lavoro l'avete realizzato con Write, questi 40 euro vi saranno risparmiati perché ciò che esce da Write è già a posto e pronto per la stampa. Quindi vi ricordate il lavoro che avete fatto con Write? Vi ricordate che a un certo punto abbiamo scaricato il PDF? Benissimo, quello voi caricherete il PDF del libro nella sezione libro e il PDF della copertina nella sezione copertina e basta. Poi salverete il libro, scrivete all'indirizzo che vi viene indicato di StreetLib per annunciare che il libro è pronto e l'avete creato con Write e poi loro vi contatteranno, stabilirete il prezzo di vendita del libro. Quando il libro sarà pronto, vi chiederà anche il servizio se desiderate avere delle copie per voi a stampa e quindi ci troveremo in questa situazione. Eccolo qua, stampa nuovo, per esempio io ne ho già chieste, ho già chiesto una trentina di copie, adesso per esempio ne voglio prendere un altro tot di copie, quindi io mi reco alla mia pubblicazione, utilizzo l'icona della stampa e mi dirà scegli un indirizzo per la spedizione e va bene, eccolo qua, presso la mia scuola per esempio, e vediamo il numero di copie. Se ne prendo una, il totale da pagare è 8,28 euro. Se io ne prendo 30, il totale da pagare è di 50 euro, però se noi facciamo 50 diviso 30 non la paghiamo più 8 ore, è 8 euro la copia, ma la paghiamo 1,06 euro. Se io prendo 100 copie, il prezzo di ognuna sarà di, totale sarà di 142, quindi il prezzo di ognuna sarà di 1,4, prima era 1,6. Quindi vedete che a partire da 50 copie
con 83 euro diviso 50 abbiamo un eccellente rapporto, eccolo qua, abbiamo un eccellente rapporto, perché poi se raddoppiamo qui, qui scende di poco, scende a 1,5. Invece il calcolo per vendere il libro di carta su Amazon così è molto diverso, nella, perché chiaramente i costi sono differenti, e, ma vi dico quali sono. Per esempio, per questo libro che è in vendita a 7 euro, il mio ricavo è di circa 1,5 euro per libro, quindi sono importanti, perché ci sono i costi di dei servizi di distribuzione che sono radicalmente diversi rispetto a quello di Street Libri, che vi consegna le opere che voi richiedete. Però è interessantissimo questo, perché si sa che se si compra un libro di carta in libreria si paga, non te lo regalano, e invece se distribuisci tu le tue copie, magari perché sei a un convegno, a un incontro così, lo puoi fare anche, puoi anche darlo omaggio in certi casi, perché la spesa potrebbe rientrare tranquillamente, perché magari appunto la tua attività ti è retribuita, e quindi all'interno della tua attività ci puoi mettere anche la stampa, una bella stampa, per esempio delle risorse o delle dispense che tu lasci ai tuoi lettori. Bene, questo praticamente è tutto. Se avete 2 minuti, io vi spiego solo in che cosa consiste l'operazione di pubblicazione del chiosco, ma mi serve solo veramente 2 minuti. E prima vi mostro il risultato lo vedete da un sito che è il mio. Se voi vi recate in didanext.com, al fondo trovate, eccolo qua, trovate questo, questa, in particolare vedete questa striscia, questa banda che scorre automaticamente, propone tutti i miei libri, e questo invece propone lo store personale dove sono i miei libri pubblicati all'interno di Street Lib, ovviamente di quel servizio lì, d'accordo? Come si fa a creare questa cosa e a inserirla? Questo naturalmente non sono altro che due embed diversi, due modi di embeddare il file. Lo si fa tramite il servizio di Sell. Voi entrate nel servizio di Sell e poi cercate i widget. Cercate il servizio widget crea. Potete creare il servizio di widget, non so, lo chiamate Alberto, scegliete la dimensione che deve avere, l'immagine qui vi propone anche il modo ideale di collocare il widget di queste dimensioni all'interno di una pagina web, per esempio qui questa tipologia, oppure questa in alto, vedete questa più quadrata sulla destra, quello che volete voi. Scegliamo questa. E dunque qui lui ci chiede di fare una ricerca. Che ricerca si fa? Si fa la ricerca all'interno del catalogo di Street Lib. Quindi se io cerco Alberto Pian, cerco Alberto Pian, ops, ecco che troverò le mie pubblicazioni e deciderò di selezionare quelle che dovranno apparire all'interno del banner o del catalogo. E dunque, poi vado avanti, ci sono delle schermate che mi chiederanno 2 o 3 altre informazioni, poi riceverò che cosa? Riceverò, come in YouTube, Vimeo, eccetera, riceverò il link per l'embedding. Quindi apro il mio sito in modalità HTML e inserirò all'interno l'embedding, il gioco è fatto, io creo il mio chiosco. Interessante che io posso creare un chiosco anche per, non so,
qualsiasi altro autore, non è necessario che io debba vendere opere mie. Sono un appassionato di Leopardi, voglio vendere tutte le opere di Leopardi, perfetto, creo il chiosco Giacomo Leopardi e quindi posso creare proprio anche un catalogo o più cataloghi di libri, suddividendoli anche per, non so, discipline, per argomenti, autori diversi all'interno di una stessa organizzazione. Uff, direi che per oggi è tutto. Per oggi è tutto, sono riuscito a fare un po' tutto stando nei tempi di un'ora e mezza che sono quelli proposti. Allora, io a questo punto farei così, leggerei le vostre domande mentre voi rispondete a un sondaggio. Così anche voi avete il vostro da fare e intanto io posso leggere con calma le vostre osservazioni. Allora, intanto c'è qualcuno che chiede la registrazione, così. Voi, a tutti i nuovi, vi invito ad andare a prendere posizione nella classe virtuale e poi a leggere la board delle informazioni, perché lì è scritto il motivo per cui non distribuisco normalmente le registrazioni e qual è, diciamo, la politica di questi webinar. Tuttavia, le registrazioni, se questa è venuta bene, perché no, questo lo posso sapere solo dopo, se questa è venuta bene, la inserirò all'interno di un servizio che consentirà di scaricarla dietro un modesto contributo. Per i libri fotografici funziona allo stesso modo, solo che anziché essere solo di testo, voi in Write avete la possibilità di inserire le immagini. E all'inizio vi viene chiesto proprio se volete creare un libro fotografico, quindi vi viene predisposta una struttura più adeguata e basta. Poi controllate le specifiche che devono avere le immagini per avere una buona resa anche a stampa, chiaramente, perché per la stampa è importante. Lo è anche per il digitale, perché a volte si vedono pixelate, quindi fate molta attenzione alle richieste, alle caratteristiche che vengono richieste per l'immagine, eseguite proprio alla lettera i compiti che vi vengono proposti e avrete la vostra pubblicazione fotografica. Grazie, Erminia dice che ottime capacità dialettiche, sì. No, più che altro spero di essere stato chiaro. Nel formato EPUB tradizionale non puoi inserire video, MP3, eccetera, non perché lo standard non lo consenta, ma perché nella maggior parte dei casi questi file non saranno visibili al lettore. Questo per una politica stupidamente restrittiva di tanti sviluppatori o diciamo aziende produttrici di dispositivi che limitano volontariamente la fruizione del formato EPUB tradizionale a un semplice testo con immagini o con link interni. In questo caso io suggerirei, per non riscontrare problemi, di adottare il formato EPUB 3 a layout fisso. Su questo abbiamo svolto un webinar su come creare un libro e anche le copertine, tutto. Ci sono diversi webinar che voi potete ritrovare sempre nella classe virtuale, poi potete scaricare, ma sempre con le modalità che dovete poi vedere e che sulle quali vi invito a documentarvi. Sì, si apre un nuovo mondo, ha ragione Lucia. Poi, secondo la tua esperienza, i lettori ci sono? Sì, dipende. Ovviamente dipende dai casi, per alcune pubblicazioni vanno molto bene, altre no, chiaramente, perché dovrebbero essere sostenute anche da una conoscenza, marketing e così via. Quindi quando vanno molto bene le pubblicazioni? Quando si rivolgono al vostro stesso pubblico con cui voi siete in contatto. Per esempio, ho in mente di pubblicare, e credo che riuscirò a farlo nei primi giorni dell'anno prossimo,
un libro che parla proprio della pubblicazione di libri, quindi come fare, eccetera. E questo libro sarà interessante per molte delle persone che seguono i miei webinar, le formazioni, così, e sicuramente sarà un libro che andrà molto bene. Non so, se decidessi di pubblicare un libro di poesie, non essendo conosciuto come un autore di poesie, credo che avrei delle grosse difficoltà, a parte qualche amico e qualche parente, a piazzarlo. Ecco. Quindi è molto legato da un contatto diretto e significativo che avete con i vostri lettori. Per una scuola, naturalmente, che produce un libro di testo improprio, ha tutto il parquet dei suoi studenti a disposizione. È una domanda alla quale non si può dare una sola risposta. Poi vediamo se ci sono anche altre questioni. Vediamo un po'. Sì, in Street Libre vi dovete registrare. Questo non l'ho capito, il formato EPUB, chiede Carlo, scaricato sul computer, è immodificabile dal singolo. Quando tu distribuisci un file, un libro in formato EPUB, quindi scarica anche un mio libro da uno store, poi non lo puoi modificare tu, ovviamente. Poi tutto è possibile perché esistono applicazioni che ti aprono i libri e fai quello che vuoi, no? Però il pacchetto è chiuso, non è Word, io non ti do un documento in formato Word o Pages, e quindi tu, avendo Word o Pages, lo puoi modificare, chiaro, è un formato di distribuzione. No, Pages non è riconosciuto, Teresa, come formato da Street Lib. Tu devi, se usi Pages, devi fare come me, anch'io tutti i miei libri li scrivo con Pages, devi creare l'EPUB da Pages per passare in Publish, oppure lo registri come Word in formato doc, come abbiamo visto prima, nel caso in cui tu lo voglia caricare su Write. Allora, come avere una buona risoluzione per la copertina? Segui le indicazioni di Street Lib. Le indicazioni che ti danno loro sono molto precise. Stai dentro quel formato e sicuramente avrai una buona copertina visibile in tutti gli store. Perché sono loro che lo pubblicano negli store, non sei tu che lo pubblichi in tutti gli store, è chiaro? Voi utilizzate il servizio di Street Lib per andare su tutti gli store, quindi se ne occupa Street Lib di questa pubblicazione. Se ci sono degli errori, vi sarà ritornato un messaggio che vi dirà: la copertina non è delle dimensioni adeguate, perché tu la creerai di quelle dimensioni lì, nel caso in cui tu ti sia sbagliato. Io non ho mai avuto di ritorno per un errore a causa di una copertina pubblicando attraverso Street Lib. Sara deve aver letto il mio libro nel formato Mobi, perfetto. Bene, spero che le sia piaciuto. Un saluto a Elisabetta, che è riuscita a esserci. Bene, molto piacere, grazie. Ok, scusate, scorro ancora un attimo per vedere se ci sono domande importanti a cui rispondere adesso. Se mi è sfuggito qualcosa, io poi le domande le leggo e vi scrivo in via privata la risposta, se no la reimpostate all'interno di WeSchool, e quindi forse ancora meglio, in questo caso poi la risposta può essere utile per tutti. Ecco, pubblicare un'attività tipo l'album delle figurine può essere interessante? Sì, può essere molto interessante come prezzo. Ecco, come prezzo non ho capito, ma certamente è interessante. Se lo pubblichi di carta, ovviamente devi decidere due cose, perché il problema è come stampi le figurine. Devi pubblicare due libri, uno per l'album e uno che raccolga tutte le figurine, perché non puoi pensare di metterti nei panni della Panini e di imbustare le figurine e trovare un servizio di pubblicazione che ti pubblichi le figurine all'interno di buste, perché lo puoi anche trovare, ma secondo me ha dei prezzi assurdi. Quindi o pubblichi l'album con già le figurine stampate, stiamo parlando di carta, oppure in digitale si crea un sistema di scoperta della figurina, oppure crei due. Uno che è l'album e l'altro che raccoglie le figurine, uno se le deve ritagliare
E poi però come fa? Le incolla con la colla? Perché non penso che tu possa pubblicare un libro su carta adesiva. Quindi non lo so, è da studiare la questione. Cioè, certo che andate a cercare proprio le cose più... Ma scrivete un romanzo, pubblicate un romanzo, no? Andate a cercare le cose più cavillose possibili, immaginabili. Puoi inserire file, questo abbiamo visto. Quando si importa il file in Vray deve essere già tutto completo, titoli, indice, eccetera. Bah no, perché poi create e lo mettete a posto da Vray stesso, chiaramente. Però se avete già fatto una buona impaginazione seguendo quel link che vi ho indicato, che ritroverete nelle slide, leggetevi bene le procedure. Se seguite bene le procedure, non avete bisogno poi di modificare nulla in Vray. Altrimenti voi potete copiare e incollare dei pezzi all'interno di Vray e procedere in vari modi, o scrivere tutto il libro anche addirittura in Vray. Si possono creare libri da distribuire solo ad un pubblico ristretto, come ad esempio gli studenti di una scuola? Ma certamente sì, il problema a questo punto è che non devi diffondere il libro nei vari store. Magari lo pubblichi solo all'interno di Street Lib, non ne fai, non fai una campagna di diffusione e attraverso Sell crei il chiosco, e il chiosco lo rendi disponibile agli studenti della scuola. Però per quale motivo? Perché in realtà poi la cosa dovrebbe essere così: se io pubblico un libro per i miei studenti, è bene renderlo disponibile a tutti, gli studenti di tutto il mondo, perché ai miei magari posso anche decidere di distribuirlo gratuitamente o addirittura a un prezzo irrisorio, ma posso pensare di coprire le spese di produzione attraverso la vendita agli altri, no? Quindi la mia scuola, non so, decide di produrre 10 libri di testo, per i suoi studenti li fa pagare 2 euro, 3 euro, che ne so, cifre simboliche, e invece per gli altri, naturalmente per le altre scuole, ci sarà una politica diversa. Ecco, io la vedrei piuttosto così. Pubblicazioni di disegni, eccetera, questo è un problema che riguarda i diritti. Abbiamo fatto un webinar su questo, è un tema che va affrontato, e adesso non è il caso perché bisogna chiudere il webinar. Certo, puoi pubblicare solo cartaceo, chiaramente. Lasci perdere, questo Vittorio chiede, lasci perdere la sezione publish, quindi parti da Vray e pubblichi il libro solo di carta, come no? Assolutamente, certo. Bene, invece tornando alla domanda prima di Raimonda, poi parliamone dentro WeSchool, perché la risposta richiede una certa articolazione. E basta, io direi che possiamo vedere i risultati del sondaggio e chiudere il webinar. Condividiamo i risultati, vediamo che cosa salta fuori. Grazie a tutti. E tanti tanti auguri di buon Natale, trascorrete un buon Natale con i vostri familiari, i vostri cari. Grazie per la partecipazione, ciao a tutti, ciao, ciao ciao.